Sto tremando e devo scrivere per evitare che il mio cuore imploda. Ho il respiro di chi sente la morte annidata sotto il proprio letto. La bufera mi ha quasi ucciso. Mi sono visto scomparire in una pioggia di fiocchi tutti uguali. Ho visto il mio corpo perdere concretezza, diventare una parte insignificante di una bufera. La neve mi ha ghermito con i suoi candidi artigli, ha perforato le mie membra fino a ghiacciare la vita che vi fluiva. Mi ha sussurrato le note di un canto armonioso, eppure, tra un accordo e l'altro, vi era non so che di dissonante, come un puntino nero immerso nel bianco e che lentamente vi annega. Rabbrividivo, ma non erano brividi di freddo. Non era quello che sentivo. Il mio corpo si è dissociato dall'universo da tempo. Quanto non lo so, ma non ricordo cosa significhi avere caldo o avere freddo. No, i brividi venivano dal fondo dell'abisso. Così vi sono ritornato, seduto cavalcioni, il più sporgente possibile. Per la prima volta mi sentivo così a mio agio da desiderare di andare oltre. Ora sono tornato nelle viscere della montagna, nella mia caverna. Ho oltrepassato di corsa la bufera che ha martoriato anima e corpo. Ora scrivo. Mi accorgo in questo momento che le mie mani sono blu. Il freddo le ha atrofizzate. Mi sono tornati in mente dei versi di un poeta. Non ricordo molto se non queste quattro parole. Non ricordo il resto della poesia. Non so nemmeno se queste siano le parole giuste. Ci sono tante cose che non so e non ricordo. Ad esempio, com'era la vita?